Ciao a tutti, bentornati in Termini Idraulica RV ai nostri video tutorial riguardanti il trattamento acqua. Siamo qui oggi per cercare di capire come fare ad analizzare la propria acqua e a capire quanto quest'acqua è dura. Esiste un tester che è come quello che ho qua, è un Titran Kit monoreagente con una provetta e appunto un reagente che serve per misurare la durezza della nostra acqua. È un tester molto semplice, a casa lo possiamo fare tranquillamente e adesso vediamo insieme come si fa. Eccoci qua, abbiamo la nostra provettina, eccola, e abbiamo il nostro reagente. Quello che dobbiamo fare è semplicemente questo. Vedete, abbiamo due tacche, 5 ml e 10 ml, ve lo avvicino. Noi dobbiamo riempire di acqua fredda la prima tacchetta, quindi 5 ml. Andiamo a fare questa piccolissima operazione. Eccoci qua, abbiamo 5 ml di acqua. Mettiamo le gocce all'interno della nostra provetta. Contiamo le gocce. Come vedete, adesso io ne ho messe due, mescolate, l'acqua diventa di colore rosso. Nel momento in cui l'acqua da rosso passa a verde, vuol dire che il numero di gocce che avete inserito corrisponde ai gradi francesi della vostra acqua. Vediamolo insieme. Eccoci qua. L'acqua è diventata di colore verde, vuol dire che il numero di gocce che ho messo, cioè 8, corrisponde alla durezza della mia acqua. Allora ricapitoliamo, prendete la provetta, ci mettete 5 ml di acqua, poi versate il contenuto del reagente all'interno della provetta, goccia a goccia. Quando l'acqua da rosso diventa verde, il numero di gocce che avete inserito corrisponde ai gradi francesi della vostra acqua. Semplicissimo. Perché è utile questo tester? In due modi. È utile perché mi aiuta nella scelta dell'addolcitore, sappiamo che la scelta dell'addolcitore dipende anche dalla durezza in ingresso, oppure, secondo caso, mi è utile per capire se il mio addolcitore sta funzionando correttamente, quindi io in uscita dall'addolcitore faccio il test. Se il test mi porta 8-10 gradi francesi vuol dire che l'addolcitore sta lavorando bene. Se io mi trovo 30-40 gradi francesi vuol dire che il mio addolcitore richiede una particolare attenzione. Continuate a seguirci nei nostri canali social che vedete qua per conoscere e sapere i prossimi tutorial che faremo e continuate a scriverci perché, come sempre dico, i vostri commenti e le vostre domande sono la base per tutti i nostri tutorial che andremo a fare. Io sono Pasquale, qui siamo a Termini Idraulica RV e vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!